Buonasera. Buonasera a tutti voi collegati. Buonasera per questa diretta di Mente Giovane, è la numero 67 dedicata al rumore, che cosa il rumore nell'ambiente può provocare sul nostro cervello e sulle nostre funzioni cognitive e sulle nostre funzioni psichiche. E quindi come evitare il rumore e come salvarsi dal rumore. Buonasera a tutti, presentatevi, dite il vostro nome, scrivete il vostro nome, da dove siete collegati, se siete ancora in ferie o avete ancora qualche piccolo pezzettino di ferie da fare o se siete già lavorativi. Ciao Francesca, guardo dalla mia chat sul cellulare, ciao Giulia, ciao Elio, Maria. Maria Domenica, Ilaria, Martina, Giuseppe, Manuela, Alex. Scriveteci dove siete collegati e se si vede bene, se si sente bene. Allora, intanto Anna Maria di Bari, ciao. Maria Rita, buonasera. Da dove scrivi e se si vede bene, se si sente bene? Presentatevi, oltre a questo, magari raccontateci anche che cosa di interessante avete fatto in questa settimana, dalla diretta scorsa, che cosa vi è successo di significativo. E, beh, io sono andata a visitare Casa Romei a Ferrara, domenica, è stata un'esperienza bellissima, una casa rinascimentale medievale, meravigliosa, totalmente affrescata. Questa è stata la novità del weekend. E poi lunedì sono stata invitata a un convegno a parlare proprio di cervello e rumore, come il cervello viene a stressarsi e comunque a deteriorare le funzioni cognitive e le funzioni psichiche quando la persona vive in un ambiente rumoroso. Bene, ciao Filippo, Maria Rita da Trieste, tutto ok? Bene, ciao Filippo. Ciao Ivana, buonasera da Vasto, ormai lavorativa da tempo, purtroppo sì, ce le siamo scordate le ferie. Ciao da Andrea, Anna Maria, Filippo, buonasera. Bene, allora presentatevi e se avete qualcosa di significativo che vi è capitato in questa settimana, ok? Quindi io è la seconda volta che in questa settimana parlo di ambienti disturbati, rumore, come il rumore può modificare le funzioni cognitive e le funzioni psichiche. E il comportamento della persona stessa. Penso che noi tutti abbiamo vissuto situazioni di forte rumore, o magari lavoriamo in ambienti rumorosi, o magari ci rendiamo conto di come reagiamo negli ambienti rumorosi. Ciao Cristina da Bari, Vittorio, ben ritrovati a tutti. Ciao a tutti. Bene, allora io direi che se non avete nulla di significativo da raccontare dell'ultima settimana, che è passata, che è trascorsa da mercoledì scorso adesso, parto io con la diretta. E la prima frase che vi metto in questa diretta è una frase di un cineasta, di un regista, dedicata proprio a come la riduzione del rumore e il silenzio possa favorire la nostra creatività. La frase è questa, e ve l'ho messa proprio nel titolo della diretta. Il mondo è diventato una stanza rumorosa, il silenzio è il luogo magico in cui si realizza il processo creativo. Direi che proprio è calzante sull'argomento di questa sera. Inoltre vi voglio dire, prima di cominciare la diretta di questa sera, che nelle dirette, ormai numerosissime, questa appunto è la 67esima diretta, nella diretta, la numero 30 del 12 di dicembre del 2018, io ho parlato di percezione dell'udito. Quindi ho parlato dell'udito e di come la percezione dell'udito possa modificarsi con l'età. Quindi già abbiamo parlato di udito, ma stasera parleremo di come il rumore, quindi l'ambiente rumoroso, possa portarci delle patologie sia fisiche, cognitive che psichiche. Quindi parliamo di ambiente rumoroso. Ma magari vi farà piacere andare a sentire la diretta alla appunto trentesima del 12 dicembre del 2018. Quindi vi do anche questa dritta, questo collegamento, perché tra l'altro le dirette tra di loro veramente sono in una sequenza logica, in una connessione logica, ed è anche interessante andare a risentire alcune dirette passate. Sono tutte registrate e salvate sulla pagina Mente Giovane di Facebook. Bene.
A tutti coloro che stanno arrivando adesso do un grande saluto. Quindi partiamo con l'argomento della serata. L'argomento della serata è appunto questo. Siamo in un ambiente, in un mondo ricco di stimoli, stimoli visivi, stimoli uditivi, è veramente una pletora di stimoli che ci sovrasta e il nostro cervello non riesce a seguirli tutti, quindi dovrà selezionare alcuni di questi stimoli. Proprio perché gli stimoli sono numerosissimi, il nostro cervello deve operare delle scelte, deve operare delle selezioni in questo mare magnum proprio di stimoli esterni. E quindi è importante sapere che la nostra attenzione va a selezionare gli stimoli che ci servono, gli elementi che ci servono, le informazioni che ci servono per poi operare nei vari settori, nell'ambito lavorativo, nell'ambito dello studio, nell'ambito in qualsiasi ambito noi vogliamo appunto operare. E vi racconto appunto quali sono i sistemi attentivi che vengono poi appunto deteriorati dall'ambiente rumoroso, i sistemi attentivi che ci permettono di andare a selezionare gli stimoli nell'ambiente che ci servono. Quindi parliamo dell'attenzione e dell'attenzione come questa attenzione sia un'attenzione che sia divisa almeno in tre parti, diciamo, in tre grosse parti. Poi vedremo che in realtà ce n'è poi anche una quarta. Allora, l'attenzione è innanzitutto un'attenzione selettiva, cioè io vado a scegliere nell'ambiente lo stimolo che mi serve. E siccome stasera parliamo di rumore, parliamo di stimoli uditivi che vanno a inficiare il nostro udito, diciamo che quando andiamo a selezionare uno stimolo è per esempio ascoltare la voce di un collega che ci parla, magari in un ambiente molto rumoroso. Avete presente quando c'è un ufficio molto rumoroso, uno studio molto rumoroso, c'è un collega che ci parla e facciamo fatica quasi a seguirlo. Oppure siamo a pranzo con dei colleghi e vogliamo anche parlare di aspetti lavorativi e durante questo pranzo la grossa confusione non ci permette di seguire quello che la persona che abbiamo di fronte ci sta raccontando. Quindi l'attenzione selettiva è l'attenzione che ci permette di selezionare gli stimoli importanti dell'ambiente, anche se questi stimoli importanti sono a volte più bassi degli stimoli interferenti. A volte appunto gli stimoli interferenti sono così forti, così abbondanti e così sovrastanti che non ci permettono di cogliere gli stimoli che ci servono. Questa è l'attenzione selettiva. Poi abbiamo l'attenzione sostenuta, cioè dobbiamo lavorare per un certo tempo, quindi dobbiamo prendere dall'ambiente le informazioni che ci servono per un tempo X, che è quello che ci è utile per finire di leggere un capitolo, o finire di fare una conversazione, o finire di fare anche un'attività pratica, operativa. Quindi l'attenzione sostenuta è la possibilità di appunto mantenere l'attenzione per il tempo che ci serve per completare quell'attività. Poi abbiamo l'attenzione divisa. L'attenzione divisa è quando, per esempio, dobbiamo ascoltare il telegiornale e contemporaneamente dobbiamo cucinare. Quindi abbiamo, per esempio, un'attività di tipo uditivo, per stimoli uditivi, e abbiamo contemporaneamente un'attività di tipo pratico-pragmatica, operativa, anche proprio prassica, che è quella della cucina. È importante sapere come fare quando abbiamo tutti questi stimoli sovrastanti nell'ambiente, come facciamo a selezionarli? Sappiate che esistono due filtri, okay, per gli stimoli uditivi. Un primo filtro è nel tronco encefalo, la parte più bassa del cervello, che fa un primo filtro. È un filtro che è inconsapevole, cioè che lavora senza la nostra volontà. Per fortuna il primo filtro è un filtro molto veloce, molto rapido. E questo filtro è proprio all'interno del tronco encefalo e ci permette proprio di andare a selezionare in modo inconsapevole il timbro di voce della persona che vogliamo ascoltare e di proprio sintonizzarci su questa voce. Quindi è proprio un aiuto di filtro sensoriale, di primo filtro sensoriale, quando ci sono ambienti molto rumorosi. Poi abbiamo l'informazione passa nel cervello, arriva al livello del lobo temporale, il lobo temporale fa il suo riconoscimento percettivo, e poi abbiamo un secondo filtro a livello della corteccia frontale, quella più anteriore, e questo secondo filtro ci permette di andare a selezionare quelle informazioni dell'ambiente che più ci servono. Quindi c'è già una scelta cognitiva delle informazioni. E poi alla fine abbiamo le emozioni, un altro aspetto importante perché si attiva un'altra area frontale, però orbito basale, che è legata all'emozione che quel stimolo uditivo ci dà.
Quindi, per esempio, sentire la voce di nostro figlio, magari per telefono dopo un po' che non lo vediamo, oppure di una persona cara che ci dà un'emozione molto forte, o ascoltare una musica di quando eravamo più giovani. Quindi abbiamo visto un po' quali sono le aree cerebrali che controllano poi la nostra attenzione nello selezionare gli stimoli ambientali uditivi che ci servono. Per fortuna che non sempre facciamo fatica ad ascoltare, cioè molte cose, molte attività ci vengono automatiche. Infatti è importante distinguere un'attenzione volontaria da un'attenzione automatica, ma su questo entreremo magari in dettaglio un'altra diretta. Possiamo dire che quindi noi abbiamo la fortuna, diciamo, di riuscire sia a rivolgere l'attenzione volontaria, ma anche in una situazione di veglia, in una situazione in cui siamo svegli, appunto, riusciamo a percepire gli stimoli ambientali che ci servono anche proprio senza rendercene conto, quindi in modo automatico, avviene proprio senza grande fatica tutto ciò. Volevo innanzitutto sapere da voi se ci sono situazioni rumorose ambientali, così interagiamo un po', che più vi danno fastidio, ok? Quelle situazioni che proprio sono per voi insopportabili dal punto di vista del rumore, cioè della quantità di stimoli uditivi a volume alto oppure di stimoli uditivi con una certa frequenza che vi dà particolarmente fastidio. Per esempio, io non sopporto mangiare nei ristoranti molto rumorosi, dove c'è il rimbombo, dove c'è il riverbero delle pareti, che non siano appunto ristoranti ovattati, preferisco stare a casa mia e sto meglio. Io a volte scelgo il ristorante proprio in funzione anche del non inquinamento acustico e non mi piacciono quei ristoranti dove c'è molta confusione, anche tante persone che magari non solo parlano tra di loro, ma urlano tra di loro. Questo è un mio esempio. Vediamo voi qual è l'ambiente rumoroso che vi dà più fastidio, oppure lo stimolo uditivo che più vi dà più fastidio. Se volete condividere, vi farebbe veramente piacere. Allora, Vittorio dice: il brusio dei centri commerciali. Ecco, Vittorio, sì, in effetti ci sono alcuni centri commerciali. Ultimamente molti centri commerciali li vedo sempre più vuoti, quindi con meno brusio, però sotto magari le feste natalizie condivido con te che in effetti alcuni centri commerciali sono veramente poco, dal punto di vista acustico, non coibentati tra l'altro, non diciamo protetti con dissuasori acustici. Esistono tantissimi dissuasori acustici, tra l'altro anche a basso prezzo, che non vedo perché non usare nei centri, soprattutto pubblici, nei locali pubblici e nei centri dove ci sono tante persone. Nelle scuole, per esempio, negli uffici, io nel mio studio, nel mio ambulatorio, ho proprio posizionato due totem che mi attutiscono il riverbero e quindi il mio studio è diventato più ovattato, le persone si sentono più accolte e tra l'altro quello che ci diciamo non viene sentito, non viene percepito dallo studio vicino e viceversa, io sento meno quello che si dice dallo studio vicino. Quindi anche questo è molto positivo. Attenzione, diciamo, a rendere puliti i nostri ambienti proprio attraverso piccoli accorgimenti e poi ad evitare quelli che inevitabilmente sono disastrosi. Vediamo un po', Eliana cosa dice? Anche a me dà molto fastidio un ristorante pieno di gente che urla oppure confusione in una classe. Lo so, anche la confusione in classe, ma anche su questo ti metto mi piace, è molto fastidiosa. Soprattutto quando magari i ragazzi o i bambini non riescono, diciamo, a governare quelle situazioni di alzare il volume, di urlare. Ma un'altra cosa che nelle classi mi dà molto fastidio sono, avete presente quelle sedie in metallo, anche piccoline, basse, quelle proprio da scuole elementari e medie, che quando le sposti, senza sollevarle, fanno un rumore metallico incredibile. Basterebbero dei tappini di gomma, se ogni bambino si comprasse quattro tappini di gomma. Non so quanto possa costare, 1 euro, 2 euro, risolverebbe il problema del casino, scusate l'espressione, che si crea a volte in classe quando suona la campanella e tutti si alzano, per esempio, o anche soltanto spostare una semplice sedia. Quindi attenzione a queste piccole cose, perché vedremo quali sono le conseguenze sulla salute delle persone. Cinzia, anch'io non tollero i ristoranti particolarmente rumorosi, anche perché mi piacerebbe poter interagire con gli altri, commensali al mio tavolo senza dover urlare. Sì, veramente diventiamo fastidiosi, sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Ciao Babys Boom, buonasera.
Ah sì, va bene, dai, Maurizio, posterò, magari mi scrivi in privato. Cristina, non sopporto il volume alto del televisore. Guarda, non mi dire, io il volume alto del televisore lo alzo soltanto quando sono in un ambiente vicino alla stanza dove c'è il televisore, però non è poi educato per le altre persone. Se sono sola in casa, magari faccio ciò perché se vado in un altro ambiente voglio continuare a seguire quello che il televisore dice e lo alzo. Ma quando mi avvicino al televisore metto il volume proprio più basso. Non so se ci sono 50 tacche nel telecomando, io lo metto sempre a meno di 10. Proprio faccio una proporzione tale per cui cerco di fare con il minimo possibile. Tra l'altro mi esercito proprio a capire a quale livello minimo di tacche del telecomando, io riesco proprio a sentire e a percepire le voci. Questo può essere un bellissimo esercizio anche per voi, anzi, lo mettiamo già come consiglio per la fine della diretta, cioè esercitatevi ad ascoltare la televisione mettendo con il telecomando il volume alla soglia proprio minima necessaria per poter seguire e capire quelle che sono le parole di chi sta parlando nel televisore. E questo vi eserciterà a sviluppare le funzioni attentive uditive e vi farete quindi un allenamento delle funzioni attentive uditive. Ottimo suggerimento, grazie Cristina, mi piace al tuo commento, così mi ha fatto venire in mente anche questa cosa dell'esercizio. Ambiente di lavoro call center. Oh mamma mia, Maria, posso immaginare. Maria Rita, il traffico sotto casa e le grida dei bambini di oggi. Sì, veramente alcuni bambini sono veramente scatenati, sono particolarmente maleducati. Io vedo alcuni bambini nei ristoranti, io mi ricordo che quando eravamo piccoli noi o quando erano piccoli i nostri figli, che ormai sono già grandi, veramente nei ristoranti non c'era tutta la confusione che c'è adesso. Adesso i bambini sono particolarmente sfrenati e lasciati a ruota libera dai loro genitori. sì, lo so, il giallo della mia maglia mi distrae, bellissima, grazie. Ma sapete perché ho messo questa maglia colorata? Perché mi dispiace che l'estate sia finita e che i colori dell'estate purtroppo vadano via, allora cerco di portare il giallo sole dell'estate ancora un po' in questa fine estate, ormai siamo già in autunno, quindi cerco lo stesso di mettere un po' di vivacità. Ottimo, ecco Maria Rita, ottimo, in effetti 600 è il volume massimo, adesso l'ascolto a 10, benissimo, è proprio questo che veramente volevo dire, è proprio questo che ci tenevo a sottolineare. Ok, bene, vediamo. Anche io cerco di abbassare il più possibile il volume della televisione. Fantastico, siete già sulla buona linea e sappiate che con questo esercitate la vostra attenzione uditiva. Bene, adesso che abbiamo un po' interagito e che abbiamo un po' scoperto quanto i rumori ci diano fastidio e quali sono i rumori che ci danno fastidio, vediamo un po' quali sono le caratteristiche proprio percettive che ci permettono ad un rumore, ad uno stimolo uditivo, di apparire più forte rispetto agli altri. Le caratteristiche sono quattro: la salienza, adesso ve le descrivo, la novità, l'apparizione improvvisa e la valenza emotiva. Beh, diciamo che la salienza è quello più complesso. La salienza è come mai quello stimolo è più forte degli altri. La salienza può essere dovuta al volume, per esempio, se io ho un volume molto alto, questo copre gli altri stimoli, però può essere dovuta anche alla frequenza del suono, quindi se è un suono acuto o grave e se io sto parlando con una voce molto bassa, una voce molto acuta ha una salienza che la sovrasta, ok? Quindi l'altezza, diciamo, del suono acuto o grave può dare la salienza. Quindi abbiamo detto l'intensità, l'altezza nella salienza, ma anche il timbro. Perché, per esempio, se io ascolto un concerto di archi, ad un certo punto attacca il pianoforte che ha un timbro totalmente diverso, è una voce diversa dalle altre voci. E quindi questa voce, questo timbro, proprio si dice così, questo timbro, quindi questa specificità di questa voce o di questo strumento musicale si percepisce rispetto agli altri strumenti musicali. E infine la durata, se c'è uno stimolo che dura di più degli altri, questo li copre, ok? Quindi la salienza è data da volume, da frequenza, altezza del suono, da timbro
ed ha durata. E questa è la salienza, cioè questo emerge, questo stimolo emerge per queste quattro caratteristiche. Poi abbiamo la novità, certo che se all'improvviso c'è uno stimolo che in quell'ambiente non mi aspetto, la novità si chiama proprio novelty effect in inglese, cioè l'effetto novità, la novità me lo fa emergere. Facciamo un esempio tra gli stimoli uditivi, vediamo cosa potrebbe essere. La novità di uno stimolo uditivo potrebbe essere quando siamo in chiesa e sentiamo all'improvviso delle urla, ok? In chiesa non ci aspettiamo delle urla, o in una biblioteca delle urla sono veramente insolite, ok? Poi l'apparizione improvvisa non è necessariamente la novità, è l'apparizione improvvisa, cioè quando lo stimolo arriva senza che noi ce l'aspettiamo, cioè arriva molto rapidamente e quindi ci fa sobbalzare. Il sobbalzo è tipico. Per esempio, se noi siamo in studio, in ufficio, al lavoro, c'è una playlist che abbiamo inserito in ufficio, che è una playlist molto ambient, all'improvviso compare una musica rap. Non ci aspettiamo questa musica rap, anche perché arriva veramente con una potenza e con una velocità che ci sovrasta. Poi c'è la valenza emotiva. Il quarto aspetto è la valenza emotiva. Quanto è importante l'emotività dello stimolo uditivo che ascoltiamo. Se arriva nostro figlio a trovarci, magari è piccolo, con la sua vocina nel nostro ambulatorio, io dico da noi nel nostro centro clinico dove voi lavorate, in qualsiasi posto dove siate, arriva vostro figlio con la sua voce, la valenza emotiva di questo stimolo uditivo è così forte che sovrasta sicuramente gli altri stimoli uditivi. Quindi non ascoltate di più le persone con le quali siete, ma ascoltate piuttosto vostro figlio che è appena arrivato, ok? Bene, queste sono le caratteristiche. Poi vediamo gli effetti negativi del rumore, prima sui bambini, perché noi dobbiamo prenderci carico, cura dei nostri figli, dei nostri nipoti, e poi vediamo gli effetti negativi del rumore sull'adulto, perché purtroppo i disastri ci sono sia con i bambini che con l'adulto. Molto bene, vedo che i commenti sono tantissimi. Caterina, puoi immaginare due figli piccoli in casa? Attenzione uditiva e selettiva sono fortissime. Se si diciamo Caterina che ti sei esercitata veramente. Luigia, quando siamo sovrastati da rumori non possiamo ascoltare noi stessi e ciò senza esserne consapevoli si innesca un processo di spersonalizzazione. Guarda, hai toccato un tasto molto importante, è che a volte non sappiamo perché siamo insofferenti, non sappiamo perché siamo irritabili, non ci rendiamo conto che ciò è dovuto al rumore ambientale. Quando togliamo il rumore sentiamo un sollievo e quindi ci rendiamo conto che il nostro stato psichico è stato proprio modificato dalla presenza di rumore. Il rumore è proprio pesante, è qualcosa che seppure è intangibile, però dal punto di vista psichico veramente va a sovrastare le nostre corde psichiche e quindi diventa veramente soverchiante. Quindi grazie di questa osservazione. Ottimo. La novità può anche essere il silenzio improvviso, certo Antonella. Io insegnavo e quando in classe c'era confusione mi zittivo all'improvviso e lo spiegavo pure. Assolutamente sì, la novità può essere anche quando una persona urla, noi stare in silenzio, come tu dici, oppure parlare proprio con un tono di voce molto, con un volume di voce molto basso. Questa novità ovviamente spiazza l'interlocutore e quindi questa novità può essere proprio un aspetto così insolito che l'altro non si aspetta, che proprio dà un effetto molto più positivo che non urlare di più anche noi. Quindi grazie della tua osservazione, condivido pienamente. Bene, adesso vediamo che cosa il rumore può provocare. Ci siete? Tutto a posto? Si vede bene? Si sente bene? Ok, adesso vediamo che cosa il rumore può provocare nei bambini. Allora, nei bambini veramente ci sono delle conseguenze notevoli proprio nell'ambito scolastico, nell'ambito dell'apprendimento, nell'ambito proprio dell'ambiente scolastico. Purtroppo i bambini passano molte ore a scuola e il fatto di passare molte ore a scuola dovrebbe farci ragionare sul fatto che dovremmo rendere gli ambienti scolastici quanto meno rumorosi e tanto più piacevoli, perché proprio nell'ambiente scolastico l'assenza di rumore facilita l'apprendimento, la presenza di rumore proprio lo defacilita.
Bene, allora, ragazzi, si vede bene, si sente bene o è solo un problema di Maria Rita? Ok, fatemi sapere. Allora, vi devo dire innanzitutto che a scuola abbiamo due tipi di rumori, rumori interni alla classe e rumori esterni, quelli del corridoio, quelli della mensa, quelli della strada. Ed è stato fatto proprio uno studio da Peggy e collaboratori nel 2000, che ci dice che proprio la differenza dei due tipi di rumore, cioè il rumore interno alla classe e il rumore esterno alla classe, con i corridoi, i luoghi di socializzazione e strada, quindi attraverso anche la finestra, provocano effetti diversi sul bambino. Il rumore esterno, cioè quello più lontano, diciamo, provoca difficoltà soprattutto nell'apprendimento, quindi nella memoria nel lungo termine, nella motivazione allo studio, l'altro aspetto importante, e anche minore propensione a parlare nella comunicazione con l'altro, la comunicazione viene inficiata. Invece il rumore interno alla classe, quindi il brusio, le urla degli altri bambini, le sedie che vengono spostate, come vi dicevo, con quel rumore metallico, va a alterare il rumore interno, la lettura, la capacità di lettura, il calcolo e proprio tutto il rendimento scolastico, anche la capacità del bambino di essere, di rendere in quelle che sono le abilità e le competenze scolastiche che sta apprendendo. Ok? Quindi veramente è un problema questo, perché sia il rumore esterno nelle aree di socializzazione, nella strada, che il rumore interno all'aula rendono molto difficile usare le funzioni cognitive per il bambino. Soprattutto la motivazione, la comunicazione, la memoria per quanto riguarda il rumore esterno, soprattutto appunto vi dicevo le competenze scolastiche. La lettura, la scrittura e il calcolo per quanto riguarda il rumore interno. Pensate ai disastri che può provocare il rumore in una classe, ok? Inoltre, le aggravanti sono che i bambini non se ne rendono conto, è un po' come si diceva prima per l'adulto, cioè non si rende conto il bambino di questa insofferenza che sente e quindi magari aumenta la rabbia, l'aggressività, l'impulsività, gli strattonamenti, l'impulsività proprio con gli altri bambini, la fatica, l'agitazione e i bambini non sanno perché questo accade, però si sentono, diciamo, in situazione non piacevole. Quindi questo è da considerare assolutamente. C'è poi uno studio molto antico, cioè vecchio, diciamo del 1975, di due autori che hanno studiato come in una scuola che era vicina ad una ferrovia sopraelevata il rendimento scolastico dei bambini era molto più basso per le classi, per le aule che erano vicine alla ferrovia rispetto alle aule che erano lontane dalla ferrovia. Non è che le aule lontane non sentissero il treno, però lo sentivano molto meno delle aule proprio sotto il treno. Quindi pensate a che cosa ci poteva essere poi negli anni 70 senza nessun tipo di normativa scolastica e senza nessun tipo di ammortamento e di dissuasione dei rumori. Ma anche adesso non è che la situazione sia rosa e viola. Ok, bene, allora. Buonasera a tutti i nuovi collegati, sempre più numerosi. Quindi queste sono le conseguenze purtroppo sui nostri figli e sui nostri nipoti. Quindi abituiamoci a magari verificare che in classe, che in aula non ci siano tantissimi rumori, che sia possibile anche per la scuola mettere in atto delle riduzioni proprio dei rumori grazie a dissuasori acustici, grazie a semplici pannelli ammortizzanti, anche grazie a semplici appunto, come si diceva, tappini da mettere sotto le gambe delle sedie. Okay? È importante proprio veramente verificare questi aspetti. Il riverbero è l'aspetto più importante, è proprio il rimbombo che c'è nelle aule. Non permette, per esempio, ai ragazzi che sono nelle ultime file di capire, per esempio, cosa l'insegnante sta spiegando. E se l'insegnante, quando spiega, non viene udita dalle ultime file, questo è un problema per le ultime file, chiaramente. Ma ovviamente noi, questa sera, che siamo del progetto Mente Giovane, siamo molto attenti, non solo ai nostri bambini, ai nostri figli, ai nostri nipoti, siamo molto attenti a noi adulti e al fatto che comunque il nostro cervello sta comunque avendo più anni e quindi nel progetto Mente Giovane cosa possiamo fare? Quali sono le conseguenze del rumore sul cervello che
ha un po' di anni, diciamo così, e che cosa possiamo noi fare per ridurre questo inquinamento acustico. Ok, quindi passerei adesso all'adulto. Molto bene. Ciao Alessandra, ciao carissima. Dunque, nell'adulto, allora sappiate che le conseguenze nell'adulto sono state studiate tantissimo, per vari motivi. Uno, per motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Due, perché anche l'assenza dal lavoro è spesso relata anche a fastidi e a problemi sulla salute provocati dal rumore. E le difficoltà del rumore provoca conseguenze sia sulla prestazione cognitiva, sia sul benessere psicologico, sia sull'apparato cardiovascolare, pressione arteriosa e frequenza cardiaca, sia sul sonno. Pensate, quattro aspetti fondamentali, quindi funzioni cognitive, psiche, benessere, proprio come mi sento, come sto in questo ambiente, la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca aumentano all'aumentare del rumore e il sonno viene disturbato. Per cui se noi già non sopportiamo l'ambiente di lavoro, ma quando arriviamo poi abbiamo una notte insonne, provocata proprio da una permanenza per vari giorni in luoghi rumorosi, il sonno è un altro aspetto che determina una forte irritabilità nell'ambito lavorativo. Ok? Il rumore inoltre si riverbera ancora di più, cioè agisce ancora di più, gli effetti del rumore si sentono ancora di più negli anziani, cioè man mano che l'età del nostro cervello aumenta, si sentono ancora di più questi effetti negativi sulle prestazioni cognitive, psicologiche, cardiovascolari e sonno, quindi negli anziani, ok? Nei bambini l'abbiamo già visto, nei malati cronici, quindi se noi abbiamo una malattia cronica, il rumore diventa ancora più insopportabile, ma udite, udite, anche per i lavoratori a turni. Non so se alcuni di voi qui presenti abbiano lavori a turni, siano turnisti, però per chi lavora a turni c'è una proprio stretta relazione delle difficoltà di ogni tipo che il rumore va a provocare, soprattutto poi con l'aumentare dell'età del cervello. Quindi il cervello di un lavoratore a turni, che è sottoposto a stimoli rumorosi, quindi al rumore, veramente ha delle conseguenze che sono aumentate rispetto agli altri cervelli. Ci siete? Mi sentite bene? Ok. Bene. Allora, cosa succede quando il cervello invecchia? Quali sono gli aspetti che noi andiamo soprattutto a perdere dal punto di vista della percezione acustica? Nella presbiacusia, cioè nella diciamo, riduzione dell'udito con l'età, perché c'è anche questo da ricordarci. Quali sono gli aspetti che l'orecchio invecchiato, quindi meno elastico, e un cervello, anche questo invecchiato, vanno a essere persi come stimoli uditivi dell'ambiente? Allora, sicuramente sono i suoni a basso volume, con la presbiacusia, e i suoni ad alta frequenza. Sono quelli che si perdono prima, quindi sentiamo meno dal punto di vista del volume, ma perdiamo anche le alte frequenze. E gli ambienti rumorosi sono ancora più fastidiosi per le persone che stanno perdendo l'udito. Bene, detto ciò, dobbiamo proprio fare quanto più pulizia dal rumore esterno e poi vedremo anche dal rumore interno e poi vedremo anche da un altro tipo di rumore perché parlerò anche di rumore interiore. Cosa succede al lavoro? Al lavoro possiamo avere un'ipoacusia da rumore, proprio quelle malattie professionali, per esempio in persone che usano martello pneumatico, che sono sempre in ambienti particolarmente rumorosi, ma senza andare nella patologia del timpano, della patologia dell'orecchio, pensiamo anche soltanto a un insegnante. Un insegnante in un ambiente rumoroso, quanto la sua voce, che deve essere sforzata ogni volta, vada incontro poi allo sviluppare disfonia all'inizio e poi particolarmente anche i noduli alle corde vocali. Anch'io ho sofferto proprio disfonia e di noduli alle corde vocali, soprattutto quando non avevo fatto un percorso di logopedia e di vocal coach per poter
governare la mia voce anche quando l'ambiente dove io parlo, per esempio nelle aule dei congressi o per esempio nelle aule universitarie quando faccio lezione, magari non c'è il microfono o il microfono funziona male, come poter governare la voce anche quando l'ambiente è rumoroso. Questo è molto importante, quindi attenzione non solo all'udito ma anche alla nostra voce. Poi c'è tutta la patologia dello stress work correlato, cioè noi abbiamo visto che se i danni sono anche danni psichici, è importante ricordarci anche questo, lo stress work correlato non è solo legato alla cattiva relazione con i colleghi o al fatto che comunque ho una cattiva relazione con i superiori, ma spesso è collegato proprio all'ambiente con scarsa illuminazione oppure all'ambiente particolarmente rumoroso. Quindi l'inquinamento acustico sicuramente può dare stress work correlato. E diamo tutti quegli aspetti psichici, quei danni psichici che noi conosciamo bene, che sono appunto l'aggressività, l'ansia, l'irritabilità. Volevo citarvi una frase che ritengo molto bella per introdurvi poi l'argomento successivo. Vediamo se ho altre frasi che mi sono scordata nel frattempo. No, beh, io vi ho detto la prima che era già molto bella. Per introdurre l'argomento successivo, ho un'altra frase, però prima volevo vedere se c'era un'osservazione da parte vostra, cioè se avete mai sofferto di quelle patologie, diciamo, legate all'ambiente rumoroso che vi ho detto prima, quindi l'ipoacusia da rumore, i noduli alle corde vocali, la disfonia, o lo stress work correlato, legato proprio all'ambiente particolarmente rumoroso. Sia a livello di volume del rumore, quindi di decibel, ma anche del riverbero che gli ambienti danno. Le misurazioni della psicoacustica sono misurazioni veramente complesse. Quando si fanno delle misurazioni proprio di prevenzione, di medicina del lavoro, veramente arriva il tecnico del suono a fare queste rilevazioni perché ci vogliono delle competenze specifiche e le variabili sono numerose, non soltanto volume, riverbero, ma sono tante altre variabili psicofisiche che vanno a influenzare la salute del nostro cervello. Bene, vediamo se avete osservazioni da condividere, persone di voi che hanno sofferto di queste patologie, che ne stanno soffrendo ora, che hanno già, diciamo, avuto esperienza di tutto ciò di cui vi sto parlando, che okay? A parte l'insofferenza nel mangiare in un luogo rumoroso, ma anche proprio sul lavoro. Sul lavoro noi lavoriamo dalle 6 alle 8, dipende dai nostri lavori, però passiamo veramente un terzo o metà della nostra giornata al lavoro e pensare che negli ambienti di lavoro ci siano veramente ambienti ancora molto rumorosi, anche quando il rumore in certi ambienti può essere evitato, non dico lavorare in una strada, in un'autostrada dove lì il rumore è difficile evitarlo, bisogna magari usare delle protezioni acustiche sulla persona, ma negli ambienti si possono veramente ridurre rumori e riverberi. Allora, Eliana, disfonia e noduli delle corde vocali dopo tanti anni di insegnamento. Eh sì, infatti, lo conosci bene il problema e si può lavorare su questo per prevenire tutto ciò, lavorando sia sull'equilibrio emozionale, sia sulla voce e su una voce che possa arrivare veramente fino in fondo all'aula senza fare il minimo sforzo delle corde vocali e dei muscoli proprio del collo. Ci sono esercizi veramente bellissimi che tra l'altro usano anche gli attori, gli avvocati, quindi questo della vocal coach è un argomento molto interessante che mi piace molto perché lo seguo proprio in prima persona. Bene, altre osservazioni? All'improvviso mi va via la voce. Ecco, questo è interessante, questa potrebbe essere una disfonia con un break tonale, cioè dove il break della tua voce, proprio c'è proprio una riduzione totale del volume della voce, ma anche del tono della voce, cioè della frequenza, cioè la voce potrebbe non solo andare via, ma anche risultare con frequenze più alte, quindi quasi in falsetto. Queste sono tipiche, per esempio, alterazioni che si hanno se all'improvviso in situazioni emotigene molto forti. Per esempio, la voce va via quando devo dire qualcosa che non vorrei dire, oppure quando ho ascoltato qualcosa che non mi piace, non so se sia il tuo caso, ma quando le persone mi raccontano che la voce va via all'improvviso, spesso ciò è legato anche ad aspetti emozionali di quel momento che sta vivendo la persona. Ok?
ma magari ne potremo parlare. Bene, altri aspetti, Ivana, allora aspetta che metto un mi piace alla tua osservazione, Ivana, patologia no, ma mi capita di partecipare a corsi in sala con il riverbero e non capisco se sono io che non sento altro. Sì, poi alla fine uno si fa anche questa domanda, no? È il rumore che c'è nell'ambiente o solo il mio orecchio che ormai non funziona più bene? Guarda, in certi ambienti veramente bisognerebbe far fare delle analisi psicofisiche, perché non sempre il nostro orecchio è proprio a volte l'ambiente che è disturbante al massimo. Però la tua domanda è una domanda più che lecita. Intanto fatti una visita audiologica o comunque una valutazione audiometrica. Una volta che il tuo udito è a posto, come presumo, magari cerchiamo di modificare l'ambiente. Bene, allora sono già alle 22:08, quindi devo assolutamente passare all'argomento ulteriore, perché volevo parlarvi non solo di rumore interno nei luoghi di lavoro, nei rumori esterno nelle aree di socializzazione e esterno nella strada, però esiste anche un rumore interiore, che è molto importante da ricordare. Allora, la frase che vi ho trovato per il rumore interiore, che è il rumore dei nostri pensieri, il rumore che è dentro di noi, il rumore di ciò che noi continuamente ragioniamo, pensiamo, rimuginiamo, ruminiamo, no? Facciamo proprio delle ruminazioni, io dico, dei rimugini. Ok, la frase che vi ho messo è questa: alcuni trovano il silenzio insopportabile perché hanno troppo rumore dentro se stessi. Ecco, questa frase di Robert Fripp proprio rappresenta il rumore interiore. Noi viviamo spesso quando abbiamo questi pensieri che si aggrovigliano nella nostra mente, che ci disturbano anche da ciò che è l'ambiente circostante, che quindi i nostri pensieri sono più rumorosi dell'ambiente rumoroso esterno, è perché noi o abbiamo rimorsi perché siamo attaccati al passato o perché abbiamo l'ansia del futuro, quindi siamo preoccupati di ciò che deve accadere. E non ci godiamo il momento, non ci godiamo il presente, non siamo concentrati sugli stimoli uditivi esterni e ci concentriamo solo sui nostri pensieri, pensieri rivolti o al passato o al futuro. E quindi viviamo sempre con uno sguardo o rivolto all'indietro o rivolto all'avanti. E questa è una grande fatica che penso che qualche volta ciascuno di noi ha provato, ecco, magari spero solo qualche volta. Ma questa è una grande fatica. Il rumore mentale che ci accompagna quindi è un rumore che rischia veramente di creare un falso io. E vi cito una mia frase, che così c'è anche la mia frase oggi nelle dirette. Il rumore mentale che ci accompagna rischia di creare un falso io, fabbricato dalla mente, che ci avvolge in una nube di sofferenza e di timore. Sì, questo è proprio l'argomento che ci tenevo a sottolineare adesso, perché quando noi siamo disturbati dai nostri pensieri interiori, questi sovrastano ogni rumore esterno, non ascoltiamo nemmeno quello che l'altra persona ci dice, quindi alla faccia del rumore esterno, ok? Esatto, Maria Rita, per questo c'è la meditazione, infatti tra i consigli che vi darò questa sera c'è anche la meditazione. Bene. Allora, che un'altra frase che secondo me è molto bella rispetto al pensiero interno che dà ruminazione, rimuginio, ok? Che dà questo, rumore interiore, è questa: non è insolito che la voce sia il nostro peggior nemico. Molte persone vivono con un torturatore nella testa che le attacca continuamente e le punisce sottraendo loro energia vitale. Questa è una frase di Eckhart Tolle che in effetti ci testimonia come a volte i nostri pensieri sono il peggior nemico, della serenità. E che cosa fare per questo rumore interiore? Adesso vi do un consiglio subito sul rumore interiore. Vi faccio l'esempio, la metafora della scacchiera, che penso che sia molto interessante e la potete applicare subito. Allora, la metafora della scacchiera è una metafora che è stata coniata da Wilson e Luciano nel 2002. E questi autori ci dicono questo: immaginate una scacchiera, la scacchiera dove si gioca a scacchi o anche a dama, okay? E ci sono le pedine bianche e le pedine nere. Le pedine bianche e le pedine nere sono i nostri pensieri, cioè
cioè i nostri pensieri che spesso sono contrastanti, ma devo cambiare lavoro o non lo devo cambiare? Ma ho fatto male a non aver fatto questa scelta perché non l'ho fatta? E l'altra voce ci risponde, non l'hai fatta perché non eri ancora pronta. Quindi sono questi pensieri che un po' si scontrano tra di loro, no? E sono pensieri a volte dicotomici, dove o è sì o è no, e questi due pensieri sono in continua lotta, ok? Se noi ci immedesimiamo nelle pedine bianche o nere, continueremo sempre in una lotta senza fine, perché c'è chi perde, c'è chi vince, ma se noi ci immedesimiamo nei nostri pensieri, quindi nei nostri pensieri o bianchi e neri, non ne usciamo, perché i pensieri non ci abbandoneranno mai. Se invece noi ci immedesimiamo nella scacchiera, cioè facciamo proprio, diventiamo la scacchiera che contiene tutti i pensieri, che li accetta, ci mettiamo in una situazione di terza persona e quindi riusciamo a essere più distaccati dai nostri pensieri. Quindi questa immagine della scacchiera ve la volevo portare, quindi diventiate scacchiera e non siate i pezzi bianchi e i pezzi neri dei vostri pensieri, che sono in lotta continua e lo saranno sempre, ok? Quindi guardate i vostri pensieri dall'esterno. Bene, ok, avete domande, osservazioni? Sì, mitico Tolle, infatti Maria Rita è proprio così. Allora, Eliana chiede a Antonella Sole che cosa hai fatto per ovviare a questo problema? Qual è il problema che mi sono persa? Scusate, ma io non riesco a seguire tutte le domande. Antonella Sole risponde: abbassavo sempre più il tono della voce e cercavo di parlare più lentamente. Ok, perché il problema era. Probabilmente la distorsione che sentivate nell'ambiente, il riverbero che sentivate nell'ambiente. Sì, sicuramente il ritmo della nostra voce e anche il volume non elevato della nostra voce ci aiuta, quindi il ritmo lento della voce e il volume lento della voce ci aiuta a percepire meglio gli stimoli ambientali e a evitare magari i riverberi fastidiosi. Però la cosa più importante è anche quella di richiedere anche un'analisi del rumore ambientale, perché magari si possono scoprire anche fenomeni che sono fuori legge o fenomeni che vanno veramente modificati con una spesa minima. Ok? Bene, sono già le 22:15 e volevo darvi dei consigli pratici che in parte vi ho già dato, ma che volevo risottolineare prima della chiusura della diretta. Sappiate che poi domani mattina verranno postati gli esercizi da fare per i 5 giorni successivi alla diretta, quindi avete 5 esercizi, uno al giorno per i 5 giorni, da mercoledì oggi fino a mercoledì prossimo. Quindi vi sono 5 giorni più uno di riposo, vi lascio un giorno di riposo e poi c'è di nuovo la diretta. Quindi sono gli esercizi che la mattina trovate sul gruppo chiuso Laboratorio Mente Giovane. Per iscrivervi al gruppo chiuso Laboratorio Mente Giovane potete cliccare nel titolo della diretta, c'è proprio dove andare a cliccare. Potete chiedere l'iscrizione a questo gruppo chiuso. Troverete tutti gli esercizi da fare nella settimana successiva alla diretta. Quindi vi invito veramente domattina a mettervi subito all'opera, ok? Ma già stasera voglio darvi dei consigli. Quelli di domani sono esercizi, questa sera voglio darvi dei consigli. Dei consigli che sono proprio per esercitare la nostra attenzione uditiva. Allora, alcuni consigli pratici. Uno l'abbiamo già detto, cioè quando abbiamo più primo consiglio, quando abbiamo più stimoli uditivi nell'ambiente, cerchiamo di prendere lo stimolo uditivo più basso, di volume più basso o di frequenza più rara, cioè che raramente si sente. Avete presente quando sentiamo un concerto dove c'è il triangolo? Il triangolo è il cosiddetto strumento che sentiamo raramente, se non che ci sono poi delle opere dedicate al triangolo. Però il triangolo, cerchiamo di prendere il triangolo e cerchiamo di sentire quando il triangolo suona e come suona, quindi di percepire un suono a volume più basso rispetto agli altri e un suono che non si presenta così frequentemente nell'ambiente. Quindi, per esempio, concentriamoci anche, che ne so, in un ambiente di lavoro, sul rumore, per esempio, che può fare il ventilatore e magari che è molto più basso di altri rumori che sono nell'ambiente. Quindi concentriamoci quando ci sono tanti stimoli nel prendere stimoli che non sono tanto frequenti
e stimoli a volume più basso. Questo ci permette di esercitare la nostra attenzione selettiva e la nostra attenzione volontaria, uditiva. Okay? Quindi primo consiglio. Secondo consiglio, l'abbiamo visto prima, abbassate il volume col telecomando del vostro televisore e abituatevi proprio ad ascoltare il televisore al volume minimo possibile, la soglia proprio minima che voi avete per poter udire le parole di chi parla in televisione. Quindi questo è il secondo consiglio. Terzo consiglio, trovare un luogo silenzioso, cioè ti meriti un luogo silenzioso, cioè tutti i giorni trovare pace per 10 minuti, 15 minuti in un luogo silenzioso, che può essere per esempio anche nel luogo di lavoro, magari un posto lontano, uno studio lontano che nessuno usa, ritirarsi in questo studio per 10-15 minuti. Oppure uscire nel parco che è di fronte al lavoro. Trovate il vostro luogo silenzioso e state lì almeno per 10-15 minuti. Trovate pace, cercate di scappare in questo luogo silenzioso per dare proprio riposo, ristoro alle vostre orecchie, soprattutto quando siamo in una giornata frenetica. Ok? Alcune persone usano magari la cuffia, mettono la musica, si isolano dall'ambiente, però anche questo è un altro stimolo uditivo. Quindi io consiglio piuttosto un ambiente silenzioso, quanto più possibile, proprio dove poter fare una detossificazione per un detox per almeno 15 minuti. Ok, molto bene. L'altra cosa importante è quarto consiglio, dedicarsi alla meditazione. Anche questo è un aspetto importante, anche la meditazione è fondamentale per ritrovare la capacità di essere qui ora e quindi la meditazione ci impedisce di scappare con i nostri pensieri nel passato e di anticipare il futuro. E quindi la meditazione ci permette di ridurre quello che è il rumore interiore, che è molto disturbante, ma non solo la meditazione riduce il rumore interiore, aumenta anche l'attenzione ai piccoli rumori ambientali, ai piccoli stimoli ambientali uditivi che possono essere molto piacevoli, ai piccoli stimoli ambientali, agli stimoli ambientali più bassi, di volume più basso. Bene, osservazioni sempre numerosissime che avete, vediamo. Sì, sono d'accordo con te Maurizio, lavorare sulla timbrica della voce, non parlare ad alta voce può essere molto utile per il nostro udito, ma per l'udito anche delle altre persone. Sicuramente facciamo un ambiente ecologicamente migliore se usiamo tutto in volume più basso. Pensiamo soltanto a quando siamo in quei ristoranti molto caciari, caotici, e invece quando siamo in quei ristoranti in cui si parla quasi sottovoce, veramente non c'è differenza. Esatto, era proprio quello che si diceva all'inizio della diretta. Rispetto ai pensieri interiori, poi avevo un'altra frase di Chris Evans: quando ti senti triste, devi cercare di rimanere immobile e di ritrovare il silenzio nella tua testa. Questa è una frase che si sposa molto bene con la meditazione. La meditazione aiuta anche la tristezza. Aiuta la persona anche ad affrontare la tristezza. Durante la meditazione io riesco a stare di fronte alla mia tristezza e la tristezza, se io sto di fronte alla emozione negativa, che può essere tristezza, paura, rabbia, se io sto in silenzio davanti all'emozione negativa, questa poi si dissolve. E anche questo si attua proprio con una buona meditazione, con una buona tecnica meditativa. Bene, osservazioni, domande, condivisioni che volete fare sempre su questo argomento. Tra l'altro, quanto più noi riusciamo a rimanere in silenzio, tanto più riusciamo ad ascoltare gli altri, che è la cosa più bella nella comunicazione. La comunicazione vera è quella dell'ascolto e certamente riusciamo ad ascoltare l'altro soltanto quando siamo in silenzio. E a questo punto vi dico una frase di Madre Teresa di Calcutta per concludere questa diretta: è Natale ogni volta che rimane in silenzio per ascoltare l'altro. Siamo lontani dal Natale, ma il Natale può essere ogni giorno se riusciamo veramente a fare silenzio interiore e ad ascoltare gli altri e ad ascoltare tutte le meraviglie che il mondo ci può portare, sia come stimoli uditivi ambientali della natura. Come musica, anche ascoltare musica e come ascoltare la voce, che è una musica delle altre persone.
Molto bene. Quindi io con questo vi saluto, vi auguro veramente di seguire questi consigli pratici che abbiamo visto questa sera insieme, comunque anche di togliere quelli che sono i rumori dall'ambiente, cerchiamo di risolvere alcuni aspetti degli ambienti rumorosi che non dobbiamo più tollerare di accettare, ormai abbiamo visto che non dobbiamo essere più tolleranti verso i rumori. E vi aspetto alla prossima diretta qui sempre su questo canale alle 21:30 mercoledì prossimo. Mi raccomando, fate gli esercizi che sono sul gruppo chiuso Laboratorio Mente Giovane, perché così la settimana viene investita quanto al meglio per fare in modo di lavorare sui nostri rumori esterni e sui nostri rumori interni. Con questo vi abbraccio, buonanotte. Un bacione a tutti, ciao, alla prossima, ciao ciao!